Mi potrei anche sdraiare nel bagagliaio di questa serie 5 Touring, 570 litri che diventano addirittura 1700 se vado ad abbattere i sedili posteriori. Vedete che cosa cambia mentre si chiude nel comparto posteriore? Le linee diventano un pochino più squadrate, meno bombate, e posso anche andare ad aprire per caricare dall'alto gli oggetti più ingombranti. Dal punto di vista dei dettagli ne cambiano particolarmente tanti, perché questa versione rispetto per esempio alle rivali A6 Avant o classe E Station Wagon è più lunga di 3,6 cm, più larga di 8 mm e più alta di 1 cm. Sembrano cose da poco, ma in realtà danno molto più spazio, specialmente dietro oltre che davanti, per testa, spalle e gambe. Vedete gli interni che sono particolarmente lussuosi. E davanti il comparto rimane il medesimo, sempre massima attenzione poi negli interni per ciò che riguarda i sistemi di protezione attiva di guida. All'interno la 5 Touring è equipaggiata con lo stesso sistema di infotainment che abbiamo già visto sulla versione berlina, abbinato al software più recente di BMW iDrive. Questo sistema potrà essere attivato tramite comandi a sfioramento, gestuali o vocali.